conduttrice televisiva, giornalista e icona dell'Italia in cucina. La celebrity della puntata è Antonella Clerici. Dal giornalismo sportivo alla conduzione di programmi di successo. Con l'ultimo Festival di Sanremo è entrata nella Hall of Fame della televisione. Amata da un pubblico trasversale per la sua spontaneità, è stata scelta da Elena Miró per la sua ultima collezione. Dopo il grande successo di Sanremo, hai qualche altro sogno da realizzare? Guarda, professionale in questo momento no, sto ancora dentro nel sogno, quindi non nessuno. Personale anche, perché ho avuto la mia bambina, devo dire che vivo un momento in un limbo felice e sono molto serena. Ti senti realizzata più come donna, quindi come mamma, o come professionista? Guarda, tutte e due le cose, perché l'una cosa è stata conseguente all'altra. Sono diventata mamma, la mia bambina ha compiuto un anno e ho fatto anche un grande festival. Io più di così, sinceramente, mi sembrerebbe anche ingiusto chiedere altre cose, va bene così. E secondo te la tua simpatia quanto ha giocato nel ruolo poi della tua professione? Io credo molto, più che non so se sono simpatico o antipatico, quello che io sono è quello che io sono nella vita è quello che porto in televisione, quindi se mi viene da chiedere papà, perché so che mio papà è in prima fila, come mi sta questo vestito, io glielo chiedo. Se mi viene da fare una battuta, la faccio, cioè cerco di essere assolutamente me stessa. Io quando mi sciolgo un po', poi ecco, escono anche le mie gaffe, perché io mi sento talmente a mio agio che poi dico veramente quello che penso. Sei splendida anche per questo, molto spontanea. Il tuo rapporto invece con la moda, visto che sei testimonial oggi di Elena Miró? Beh, se io con il gruppo Miroglio lavoro, sono anche stilista di Luisa Viola, quindi con loro ho un rapporto da molti anni, mi piace molto. Mi sono piaciute, guarda, queste ragazze che vorrei farti vedere, guarda come sono belle, cioè sono di una bellezza. Io se fossi un uomo, a me piacerebbero solo questo tipo di donna. Cioè, onestamente, perché sono belle, hanno le curve al punto giusto, non è che sono grasse, che è una cosa diversa, perché poi l'obesità è un'altra malattia, ma loro sono meravigliose, quindi viva quelle come loro, bisogna essere come loro. Poi, ad esempio, per quanto mi riguarda, la presenza scenica del palcoscenico, se tu la prendi, come dire, di petto o comunque in larghezza, ha molta più, capito, molto più impatto. Capito, di una che non si vede neanche, che si perde nel palco, e quindi io sono convinta che loro sono assolutamente perfette. Quindi per te l'eleganza che cos'è, in una parola o comunque in un concetto? L'eleganza è una cosa che tu hai dentro, no? Indipendentemente dalla taglia, dalle cose che hai, è un'educazione, è un modo di vivere, è un portamento, è star bene col proprio corpo, quello è l'eleganza vera. Perché anche se tu sei una perfetta per quelli che sono i dettami di oggi, poi ti vestono, ma sei una insipida, rimani comunque un'insipida. È come sempre fare un paragone culinario, come se tu mangi una matriciana senza il bacon, non ha senso. A proposito di cucina, il tuo rapporto con l'alimentazione, visto che sei una persona molto autoironica, quindi scherzi molto sulla tua... È molto buono e quindi ogni tanto mi devo frenare, anch'io come tutti, però ad esempio adesso che... Dopo Sanremo, così, ho fatto un po' di dieta prima, poi non ne potevo più, arrivasse il giorno del festival, perché ho detto da qui posso mangiare, perché non è che puoi togliermi anche il cibo con la tensione che c'è. E adesso sto un po' esagerando, devo un po' tirare la cinghia, ma per me tirare la cinghia significa magari per 2 giorni non mangiare la pasta, ecco, ma poi io divento subito cupa se non mangio, e allora mi dicono senti mangia, perché sennò, e allora io ritorno, basta dirmelo.